Ciao a tutti e a tutte, in questo video vi mostro come realizzare il tracciato della maniga raglan. Una ragazza mi ha chiesto questo tracciato un bel po' di tempo fa e finalmente ho trovato il tempo e le condizioni mentali anche per poterlo affrontare, perché non è una cosa semplice. Vedete quante linee, quante incroci ci sono. Bisogna fare attenzione e avere comunque dimestichezza sia con i tracciati che con il cucito. Quindi, se siete inesperte, se vi state approcciando adesso a questo mondo, al taglio, diciamo, perché questa materia si chiama taglio, dovete fare un passo indietro e iniziare dalle cose base. Io nella playlist che ho nel mio canale inizio dal tracciato della gonna, piano piano, dalla cosa più semplice che c'è, fino ad arrivare al corpetto, alle maniche, al pantalone e ora al taglio raglan, che è, diciamo, cioè, per chi è del settore non è difficile, ma per chi ne sa poco può risultare abbastanza complicato. Io ce l'ho messa tutto per spiegare quello che so. Spero di non aver tralasciato nulla, di non aver fatto errori. Il trucco comunque è sempre quello: una volta fatto il tracciato, voi lo riprendete con la carta e lo potete anche montare con la carta, ne fate metà. Io a scuola facevo così, riprendevo il modello, lo cucivo con la carta e lo provavo anche addosso al manichino, anche addosso alla persona. Sarebbe, diciamo, più professionale fare questa cosa con una teletta apposta, ma è un lavoro appunto di sartoria e comunque, se lo volete fare, per carità, diciamo che si allungano soltanto i tempi, ma per avere un capo perfetto, preciso, l'iter è questo: fare il cartamodello, tagliare su una tela di prova, montarlo metà, solo metà, o anche tutto, insomma, a vostra scelta, provarlo sul manichino, sulla persona, correggere i vari punti dove non coincidono bene le linee, dove c'è uno sbuffo, dove c'è un avanzo di stoffa, dove c'è una pendenza che non va tanto bene, correggerlo, smontare, rifare la linea giusta, riportarlo sul cartamodello, quindi corretto, e tenere quel cartamodello sapendo che quello è il definitivo, e poi passare alla realizzazione con la stoffa, perché altrimenti, a meno che non si è sarte esperte con decine di anni di esperienza, e comunque sia so che anche in quel caso si fanno le prove. In questo modo si ha un capo fatto bene, pulito, che cade alla perfezione. E se si fa così di getto, senza fare prove e niente, è possibile che poi non cada bene sulla persona. Quindi, detto questo, vi lascio al video. Vi ripeto, non è per principianti. Spero che la persona che me l'abbia chiesto capisca tutto quello che ho spiegato in questo tracciato. E niente, penso di aver detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. Vi lascio con il tutorial. A presto, ciao ciao. Allora, in questo video facciamo la costruzione della manica con il taglio raglan. Per prima cosa noi disegniamo il corpetto base in questa maniera, e io ho evidenziato con due colori differenti la parte posteriore e anteriore, perché bisogna lavorare disegnando su un foglio la parte posteriore e su un foglio la parte anteriore. Quindi su un foglio riportate appunto
il centro dietro, la spalla e il settore giro. La parte anteriore riportata appunto il centro davanti, la spalla e sempre il settore giro. E con qui ho dimenticato le riprese del fianco. Ok? Quindi andiamo a vedere prima la parte posteriore. Quindi questo pezzo lo riportiamo su un altro foglio. Allora, iniziamo con la parte posteriore, cioè dal dietro. La cosa molto importante per la pendenza della manica è come si trova la giusta pendenza della manica. Innanzitutto dobbiamo tirare una linea che va da il punto A, dal centro dello scollo, fino al punto G, che è il settore giro anteriore, e tiriamo una linea. Tirando la linea, nel momento in cui incrocia il settore giro posteriore, in questo punto mettiamo una lettera, appunto la lettera C. E qui è il punto della manica, scusate, della manica della spalla. Individuiamo un punto E. A questo punto, dal punto E al punto C lo dividiamo a metà. In questo caso è 9, quindi 4,5. E troviamo il punto B. Ora, per trovare la giusta pendenza, uniamo i punti B, quello appena trovato, con G, che è qui il settore giro anteriore, e tiriamo una riga abbastanza lunga. Su questa linea riporteremo sempre dal punto B la misura del livello del gomito, che in questo caso è 32, questo poi lo vedrete misurandolo, e la misura totale della manica, la lunghezza totale, che in questo caso facciamo 55. Quindi da B riportiamo 32, che è il livello del gomito, e la lunghezza totale 55. Che cosa facciamo adesso con la squadra? In questa maniera tiriamo delle linee, mettendo la squadra così, a angolo retto, tiriamo delle linee sia sul livello del gomito che sulla lunghezza totale, determinando i punti H e I. A questo punto dobbiamo alzare di 1 cm la spalla per dare una maggiore vestibilità, un maggior comfort. Quindi ci alziamo di 1 cm, troviamo il punto F e ridisegniamo la spalla. Poi, qui sulla linea della lunghezza della manica, decidiamo la circonferenza, la larghezza che deve avere la manica, e tipo, no? Questo è il polso, decidiamo la larghezza. Siccome lavoriamo per metà manica, facciamo conto che è da qui a qui 12 centimetri, lo riportiamo qui, metà
da una parte e metà dall'altra, quindi 6 centimetri da una parte e 6 dall'altra, e determiniamo i punti LM. A questo punto, con una squadra, uniamo il punto F con il punto L, cioè dalla spalla fino al polso, con una linea dritta. Questa linea dritta incontra il settore giro anteriore, qui determiniamolo con un punto O. Dal punto O ci alziamo di 3 centimetri, misura standard, quindi facciamo N, quindi O N uguale 3 centimetri, misura standard. Quindi che cosa facciamo? Adesso dal punto, uniamo il punto F, N, L con una linea curva. Io di solito prendo la riga, punto, faccio combaciare un po' i punti. La metto così e traccio la linea, se no la potete fare a mano libera. Ecco qui, e la parte superiore dalla spalla fino al polso l'abbiamo disegnata. Allora, arrivati a questo punto, qui dal punto A dello scollo, misurare 2,5 cm, punto G. Poi, da qui, punto C, che è il settore giro posteriore, ci alziamo di 4 cm, che è una misura standard, e troviamo il punto D, quindi qui 4 cm. Ok, quindi dallo scollo 2,5 cm e dal settore giro posteriore ci alziamo di 4 cm. Scusate, ma purtroppo ho avuto un problema con la telecamera su un punto cruciale, mi si è bloccata e rivedendo il pezzettino di video non si vede che cosa ho fatto. Quando proprio ho disegnato la linea della maniera Caraglan, quindi dicevo, quel punto vado a congiungere il punto G con quest'altro punto che mi sono trovata alzando di 4 centimetri e il centro del fianco in questa maniera. Questo era il taglio della manica raglan sul corpetto. Poi, sempre dal punto A, ci alziamo di 1 cm, punto F. E ridisegniamo la spalla. Ok, dal punto F scendiamo 2,5 cm, quelli che avevamo tolto prima, quindi ci spostiamo e troviamo il punto, questo qui lo chiamiamo G1. E teniamo poi in considerazione questo punto. Quindi la parte superiore diciamo della cucitura della manica è dal punto F qui al punto L. Per fare l'incavo qui della manica bisogna
tracciare una linea così, mettendo la squadra in questa maniera. Sulla linea della pendenza, facendola coincidere con il punto C, sì, diciamo che è il settore giro posteriore. Creiamo questa linea e su questa linea riportiamo il settore giro, che è questo, che è di 12 centimetri. Lo riportiamo qui dal punto H, riportiamo la misura di 12 centimetri. E lo determiniamo con il punto I, quindi HI è uguale al settore giro, che in questo caso è 12 centimetri. Ok, questa misura qui, questa, settore giro, la riportiamo qui. Quindi HI è uguale a questa misura qua. Per trovare la pendenza mettiamo la squadra così. Ok. Da questo punto qui, il punto D che abbiamo trovato prima, ci alziamo di 2 centimetri e determiniamo il punto L. Da qui ci alziamo 2 centimetri e troviamo questo punto qui. Da punto I lo congiungiamo al punto M e determiniamo, diciamo, la linea della cucitura inferiore della manica. Ci abbassiamo qui di 1,5 centimetri, che è il punto N. Qui dobbiamo tener conto di questo punto e lo chiamiamo M. Quindi poi da G1, quello che avevamo trovato scendendo dai 2,5 centimetri da F, e ridisegniamo il vero e proprio taglio raglan. Quindi passiamo da G1 incrociamo L M e facciamo la curva fino ad arrivare a N. Quindi questo è il taglio della parte della manica, mentre questo sotto è il taglio del corpetto. Ok? I punti di riferimento che dovranno essere riportati sul cartamodello sono qua, punto A1, che è il punto della spalla. Qui ci alziamo di 1 centimetro e troviamo il punto P. Questi sono segni da fare sul cartamodello. Qui il punto Q, e questi due tagli devono innanzitutto
Allora, quello della manica deve essere di un centimetro più lungo di quello del corpetto, in modo che ci sia più vestibilità e questo centimetro viene mangiato durante la cucitura e con la stiratura. Devono combaciare il punto L, questo qui, e il punto D. L della linea della taglio raglan della manica, D della linea taglio raglan del corpetto. Adesso ve li disegno con due colori differenti così capite meglio. Allora, il corpetto. La parte del corpetto è questa. Centro dietro. Lo scollo fino al punto G. E questa linea qui. Segnandosi il punto D. Ok. Quindi poi il fianco e la vita. Per quanto riguarda invece la manica, abbiamo FA il taglio raglan della manica con il punto L che dovrà combaciare con il punto D quando si andranno a cucire. La spalla, segnando questo punto, il punto di riferimento qui del gomito, il polso e la parte inferiore.